il fidanzamento di Nobita! Sì, ne sono sempre più convinto. Di cosa stai parlando? Ho l'impressione che da qualche tempo qualcuno mi stia seguendo e io credo che sia una ragazza. Come? Oh! Hai detto che una ragazza ti sta seguendo? Penso che sia più difficile che vincere alla lotteria! Invece di ridere, guarda! Jaika! È la sorella di John! È terribile! Ho preso uno spavento! Un momento, vorrei sapere perché mi stava seguendo. Non sarà che forse si è presa una cotta per me? Ah, non è possibile! Non succederebbe nemmeno a una ragazza sola come Jaiko! Sì, è in casa, accomodati! Ciao! Che cosa vuoi, Jan? Ascolta, Nobita, tu sei un ragazzo veramente fortunato! Dici che sono fortunato? E quale sarebbe il motivo? Chiedi il motivo! Non fare il finto e tanto! Non riesco a capire! Il fatto è che... Vuoi dire che Jaiko si è innamorata di me? Capisco che tu non riesca a crederci. Lei è una ragazza così bella. Eppure io sono sicuro di non sbagliare, perché Jaiko si comporta in modo strano. Guarda nel vuoto, sospira, mangia soltanto 5 scodelle di riso alla volta. Lei è la mia bellissima sorellina. Ero molto preoccupato e le ho chiesto che cosa avesse, ma non mi ha risposto. Allora sai cosa ho fatto? Mentre non c'ero, frugato nel suo cassetto per capire che cosa mi stesse nascondendo. Ed ecco qua. È impossibile! Non ha mai fatto niente per farmelo capire! Beh, dipende dal fatto che tu non conosci le donne. Jaiko è una ragazza timida, assomiglia a me. Soffre in silenzio perché non è capace di mostrare i suoi sentimenti, povera piccola. Mi fa tanta tenerezza, è proprio commovente. Quindi io ho un grande favore da chiederti, Nobita. Potresti invitare la mia Jaiko a uscire insieme a te per una passeggiata romantica? Cosa? Un appuntamento con lei? Non devi vergognarti, sì, uomo. Ma io, ecco... Come ti stavo dicendo prima, tu sei un ragazzo fortunato. Proprio come me, Jaiko è bella e in più è anche dolcissima. Sono sicuro che ti troverai quelli benissimo. Quelli sono Gianni e Nobita. È intelligente. Che faccia sconsolata che ha Nobita. Chissà cosa gli sarà successo. Ciao, Nobita. Scommetto che come al solito hai combinato qualche terribile pasticcia. Nessuno deve permettersi di parlare male di Nobita. In futuro potrebbe diventare mio cognato. Cosa? Diventare suo cognato? Se in futuro qualcuno ti dovesse trattare male, dimmelo. Ci penso io a sistemarlo. Va bene. Ehi, Jaiko. Nobita è venuto a trovarci e vuole parlare con te. Beh, adesso voglio comportarmi proprio come fanno le persone discrete. Io me ne vado, cerca di essere gentile. Dimmi di che cosa vuoi parlare con me. Beh, sono piuttosto imbarazzata a trovare un argomento. Io sono molto occupata e quindi se non hai niente da dire puoi anche andartene a casa. Sono più sollevato, ma mi sento anche un po' preso in giro. Shizuka, ciao! Dimmi, dove stai andando? Sto andando al parco a portare un po' di cibo ai piccioni. Che bella idea! Vengo anch'io! Vado a prendere un po' di pane secco e ti raggiungo! Ciao! Ehi, tu! Hai fatto in fretta, Nobita! Non avrai già deciso di andare a casa? E certo, Jaiko mi ha detto che era occupato e che poteva andarmene! Come al solito non capisci niente delle donne. Quella di Jaiko è un comportamento più che normale. Una ragazza tratta sempre freddamente il ragazzo che le piace. Dici davvero? È sicuro? È l'uomo che deve fare il primo passo e dichiarare che lei gli piace. Che cosa devo fare? Oh, ma Jaiko non mi piace affatto!
Stai dicendo che la trovi brutta? No. Stammi a sentire. Se mai qualcuno dovesse far piangere mia sorella, prima lo spezzo e poi lo rompo. No, mi piace moltissimo. Dici davvero? Allora la cosa cambia. Bisogna dire che tu sei un ragazzo davvero ingenuo. Vuol dire che ti insegnerò come si fa a conquistare il cuore di una ragazza. Bene, facciamo un po' di pratica. Ora fingi che io sia Jaiko e dimmi quanto mi vuoi bene. Ecco, io... già... Ecco, John. Dimentica che ci sono io davanti a te e tu devi far finta che io sia Jaiko. Qui andiamo di male in peggio. Ecco che era Jaiko, io non so come fare perché sono un po' imbarazzato, ma... Che cosa ne dici? Vuoi essere mia amica? Se non vuoi, per me va bene lo stesso. Non c'è alcuna passione nelle tue parole. Devi dire che la ami dal profondo del tuo cuore. Va bene, d'accordo. Ecco, io ti amo dal profondo del mio cuore, davvero. Bene, allora se mi ami, dimostralo. Su, avanti, vieni più vicino. Prendi la mia mano tra le tue. Ma che cosa sta succedendo? Beh, ecco, io voglio che tu sappia che mi piaci tantissimo. Davvero? E cosa ti piace di me? Ecco, è la tua incomparabile bellezza, no? Mi fai arrossire. Ma che cosa è successo a quei due? No, non ci posso credere. Su, non essere timido, dimmi ancora che ti piaccio. Oh no, ancora! Doraemon! Com'è possibile che mi stia succedendo tutto questo? Sono disperato! Avrebbe dovuto essere Shizuka, la mia futura sposa, come abbiamo visto con la macchina del tempo! Mi chiedo se per caso il tuo destino non sia cambiato. Cosa? In effetti, prima che intervenissi, il tuo destino era quello di sposare Jaiko. Ma io pensavo di essere riuscito a cambiare il futuro. Forse tutto è ritornato come era prima. No! No! Non è possibile, non ci credo. A questo punto direi che non ho altra scelta. Il calamaro repellente! Chiunque si spruzzi addosso l'inchiostro verrà odiato. Dai, spruzzamelo addosso. Sono certo che Jaiko ti odierà immediatamente. Ma ho paura che funzioni anche troppo bene. Non importa, sono pronto. Forza, cosa aspetti? Come vuoi tu. Con questo inchiostro Jaiko mi odierà per sempre, non è vero? Adesso che ci penso bene, tu combini sempre un sacco di pasticci. Solo vedere la tua faccia mi dà sui nervi. Vattene via subito! Nobita! Sei un ragazzo insopportabile! Perfino la mamma non riesce a sopportarmi. L'inchiostro funziona come un incantesimo. E adesso sicuramente mi odierà anche Jaiko. C'è qualcuno? Ehi, è arrivato Nobita! Finalmente sei qui, dove ti sei cacciato? Ehi, Jaiko, che cosa stai facendo? Oggi è una splendida giornata, perché non vai fuori a farti un bel giro? E poi c'è anche Nobita che è venuto a trovarti. Che cosa me ne importa di Nobita? Ehi, cosa sta succedendo? Caspita, è stato tutto un grandissimo malinteso. E adesso che ho capito, anche divertente. Jaiko era triste soltanto perché non riusciva a disegnare dei buoni fumetti. Tutte le bozze che inviava venivano scartate. E così le è venuto in mente di disegnare dei fumetti che avessero come protagonista un ragazzo imbranato.
e ha usato te come modello ideale. Era solo questo il motivo per cui lei ti stava seguendo. E adesso che te l'ho detto, togliti dai piedi! Io mi sento profondamente offeso! Ma per fortuna non c'è più il pericolo di dover sposare Jaiko! A proposito, Shizuka mi aspetta! So che la mia futura moglie sarà Shizuka! Shizuka sta arrivando! Shizuka! Va via, non devi avvicinarti a me! No! Ehi! Aspetta, non scappare, Shizuka! No, ti prego, non parlare con te! Shizuka, aspettami! No, oh, è proprio in questo modo che un Chuski può renderti infelice! Non avvicinarti, lasciami in pace! Non ti voglio più vedere! No, fermati, è solamente un incantesimo!